Bene, allora siamo in collegamento con Amilcare Digiuni, come sì, come vi avevamo annunciato, ed anche in perfetto orario, devo dire, sono le 11.30 in questo momento. Buongiorno Amilcare. Buongiorno Fabio, lo svizzero. Lo svizzero, per la precisione. È puntuale come gli svizzeri, no? Beh, sai, il radio... Buongiorno a tutti. Il radio è fondamentale, la precisione, ma insomma, anche in una radio web, devo dire. Dunque, no, ieri voglio riferire questo episodio perché è stato davvero simpatico. A proposito di precisione, abbiamo fatto questa diretta dall'edicola di Marina Aquilanti a Roma, una bella piazza, tra l'altro con una chiesa che puntualmente ha ritmato con le campane tutti i momenti della vita domenicale dei cattolici, e quindi disturbando chiaramente la presentazione che stavamo facendo in diretta del libro di un cliente dell'edicola di Marina. E dunque, cosa è successo? Quella era la dimostrazione plastica che era in diretta, cioè che era, esatto, bravo, è stata proprio la, il timbro ad una diretta vera da una piazza romana, tra l'altro in un quartiere popolare. Ma la cosa particolare è stata che con un tempismo straordinario abbiamo terminato l'iniziativa, stavo per chiudere appunto il collegamento ed è cominciato a piovere, quindi devo dire che tra disturbi e interferenze varie ce ne sono stati tutti i colori, ma comunque la radio ha resistito insieme anche all'edicola e siamo riusciti a fare questa presentazione davvero davvero molto simpatica, devo dire. Poi sì, da un gusto particolare riuscire a fare una diretta a fianco a un'edicola con la partecipazione delle persone. Vedremo un po' di replicare questa esperienza perché è stata davvero singolare. Ma insomma, adesso cambiando argomento, ma non troppo, parliamo un po' di questa legge di riforma, Amilcare, perché dunque era stato fissato per oggi il 30 maggio il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in Senato, sì. Poi però è stato prorogato di una settimana e già questo, esatto, ci aveva fatto alzare le antennine. Perché viene prorogato di una settimana questo termine, visto che tra l'altro è in seconda approvazione, o meglio dopo la Camera passava al Senato, quindi avrebbe dovuto essere un, certo, percorso piuttosto liscio, invece è stata questa proroga. Contemporaneamente sono ritornate vecchie questioni reperibili appunto qua e là, sia sui giornali che sulla rete, a proposito di liberalizzazioni, rapporti con i distributori e quant'altro, e quindi chissà che cosa si sta preparando. Io chiaramente non possiamo saperlo al momento perché sta tutto dentro le segrete stanze dei rappresentanti politici, però insomma sicuramente possiamo affrontare un po' questi temi che sono tornati appunto ad attualità a pochi giorni dalla scadenza della presentazione degli emendamenti. A te la parola per fare quindi un giro d'orizzonte. Sì, il giro sostanzialmente può iniziare da questo punto, no? Cioè che appunto bisogna stare con le orecchie ben drizzate per capire che cosa sta succedendo intorno a questa vicenda. Che è vero che per noi è centrale ed è in un certo senso importante capire come va a finire, ma dobbiamo sempre tenere presente che comunque quel pezzo che riguarda noi è dentro un altro pezzo molto più, diciamo così, importante per i politici e per il mondo dei giornalisti, che è tutta la parte che riguarda il finanziamento pubblico, le risorse, l'editoria e così via. Quindi diciamo che una forte attenzione del mondo politico è su quella parte lì. E quindi la nostra, essendo magari un po' più marginale, è più facile che possano capitarci dei blitz dentro, e quindi bisogna stare sicuramente molto molto attenti a tutte le varie questioni, a tutte le varie diciamo interventi che vengono fatti, che se riguardano l'altro aspetto della legge, vabbè, ci può interessare come cittadini o come operatori del settore, ma per quanto riguarda
i nostri 2-3 punti che ci sono in quella legge, dobbiamo verificare che non succeda nulla. Ora, chiaramente abbiamo avuto degli incontri con la commissione, c'è stata l'audizione nostra e così via, e quindi questo è il momento che poi non so se insomma ci si è fatto caso, ci sono stati 2 o 3 interventi settimana scorsa sui giornali dove sia il sottosegretario Lotti che qualche altro politico insomma puntano alla chiusura di questa legge entro l'estate, il che vuol dire che dal Senato praticamente deve essere approvata così come è stata approvata la Camera, perché altrimenti basta modificare solo una virgola che deve tornare in seconda lettura alla Camera, dopodiché in seconda lettura ancora al Senato. E quindi i tempi dell'estate sicuramente non potranno essere rispettati. Quindi si può supporre che da parte del governo ci sia questa volontà che ok, il testo approvato alla Camera è quello e così si procede, perché poi c'è tutto il discorso legato alle leggi delega, perché ricordiamo che questa è una legge che dà la delega al governo a fare alcune cose e che quindi occorre altro tempo per poter essere applicata, a parte quell'articolo, credo il 5, adesso vado a memoria ma non lo ricordo bene, dove in sostanza va a definire quali sono le pubblicazioni che da ritenersi meritevoli di avere la parità di trattamento e non pubblicazioni meramente di natura commerciale, ecco, diciamola in questa maniera. Su questo, sulla parità di trattamento e su un altro argomento, quello dei rapporti commerciali tra distributori ed edicolanti, è intervenuto ultimamente Massimo Mucchetti, che è un parlamentare del PD, insomma non certo di seconda linea. È il presidente della commissione al Senato delle attività produttive. E questo è un altro grande tema sul quale è da un po' che ci stiamo lavorando e speriamo che entro il mese di giugno si possa realizzare. Cioè c'è questa, per quanto riguarda, allora vado con ordine, la commissione 1 del Senato che ha in mano la nostra legge ha fatto delle audizioni, queste audizioni ci siamo presentati sia noi, siamo stati invitati sia noi che lo SNAG, tutti i giornalisti, insomma tutto il mondo interessato a quella legge. Ed è stato richiesto un parere ad altre commissioni del Senato e ovviamente è stata richiesta il parere anche della Commissione Affari Attività Produttive. In questo parere di questa commissione, che ricordiamo sempre comunque un parere che quindi è consuntivo, eccoci. Ci sono 2 aspetti che la Commissione Attività Produttiva sollecita alla Commissione che ha in mano la legge di modificare il testo in 2 punti e questi 2 punti sono una cosa molto strana, perché sembra che non sappiano leggere l'italiano, perché nella legge approvata alla Camera dice che in sostanza vieta ai distributori le sospensioni arbitrarie della fornitura dei giornali. In questa proposta di emendamento che fa la Commissione Attività Produttive del Senato dice di togliere questa cosa, perché non si può prevedere per legge che il distributore debba per forza fornire chiunque. Ma cioè arbitrario vuol dire arbitrario, cioè vuol dire sospendere le forniture senza una motivata giustificazione. E quindi, per dire, se il venditore non paga il distributore e il distributore lo sospende, non è un'arbitraria sospensione. Cosa diversa è che se il distributore artificiosamente mette il rivenditore nelle condizioni di non poter pagare e quindi
quindi poi lo sospende, cioè questa è un'altra cosa, no? Quindi c'è questa prima cosa. E poi l'altro emendamento è quello che in sostanza, mentre noi nella legge dice che tutti i venditori, quindi esclusivi e non esclusivi, devono garantire alla stessa maniera la parità di trattamento, in quella proposta di emendamento in pratica si vorrebbe tornare all'antico, dove i non esclusivi e soprattutto i supermercati continuano a fare quello che vogliono. Noi non è che diciamo no, tu Ministero delle Proprietà Produttive non c'entri nulla, però se vuoi entrarci in questa discussione, e magari è anche giusto che ci entri in coordinamento con gli altri ministeri, con gli altri organismi dello Stato che stanno lavorando da mesi sopra questa questione. Non puoi arrivare tu non avendo fatto nessuna audizione, tantomeno, cioè non dico l'invito a chiacchierare con loro, ma non hanno, cioè su che cosa la commissione del Senato guidata da Mucchetti ha fatto quelle proposte di modifica senza aver sentito o fatto delle audizioni con i soggetti interessati a questa norma. Ha fatto solo delle audizioni, degli incontri speciali con editori e distributori? E questo è il dubbio che a noi viene, no? E allora stiamo chiedendo, senti anche noi, vuoi sentirci informalmente? No, noi ti chiediamo l'incontro formale dove ti andiamo a spiegare un po' tutta la situazione e il quadro della vicenda. Ma questo, Amilcar, è un già visto, te lo dico da giornalista, e cioè spesso vengono escogitati dei meccanismi legislativi, soprattutto su materie importanti e su forme legislative importanti. Torno a dire, questa è una legge di riforma, ma io ricordo anche quando si fecero le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro, no? Si parlò allora di testo definitivo, in realtà si introdusse tutti i meccanismi che poi portarono a derogare da una parte, a derogare dall'altra, a rendere debole la posizione di un'autorità rispetto all'altra. Ecco, io non vorrei che poi alla fine in questa legge di riforma si escogiti comunque un meccanismo che consente, non appena approvata, al Ministero dell'Attività Produttiva di rimettere bocca e di rimetterla in maniera pesante, insomma, ecco, su questa materia. Per questo dobbiamo vigilare non soltanto sui testi ufficiali, ma anche sui meccanismi nascosti che poi ci sono all'interno. Anche perché i colleghi si ricorderanno il famoso blitz che avvenne una notte di mezza estate con la modifica all'articolo 39, dove nemmeno il relatore e nemmeno i funzionari, i dirigenti del Dipartimento Informazione erano al corrente di questo emendamento. È arrivato questo emendamento che ha modificato in parte la potenza che aveva l'articolo 39 a difesa della categoria. E avvenne in una notte, in sostanza. E quindi quando saranno questi momenti dovremo organizzarci a fare qualche cosa per far sentire la nostra presenza, voglio dire anche di notte a questo punto. Ecco, questa volta dalle sorprese del passato bisogna trarne le dovute conseguenze e farne tesoro di esperienza. Mi dicevi prima nella comunicazione privata che voi avete richiesto un incontro. Sì, appunto, già l'avevamo chiesta quando c'era quell'emendamento alla legge sulla concorrenza, però senza arrivare all'incontro apprendemmo la notizia che l'emendamento era ritirato e che quindi non veniva inserito dentro in quella legge, e quindi va bene. Però essendo venuti a conoscenza del resoconto di quanto la commissione guidata da Mucchetti ha riferito alla commissione che ha in mano la legge, abbiamo chiesto subito un incontro con il Ministero delle Attività Produttive, facendo proprio riferimento sia a quella proposta, che però non veniva direttamente dalla commissione ma da un suo membro.